Anche la Toscana e la provincia di Arezzo, toccate dalla maxi operazione della Polizia di Stato nei confronti del clan camorristico De Mallardo, scattata alle prime luci dell'alba di martedì e che ha portato all'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere messe dal GIP di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia per 19 persone, considerate responsabili a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, riciclaggio, intestazione fittizia di beni e violazione della normativa sulle armi. Sotto un patrimonio stimato attorno ai 50 milioni di euro. Sequestrate anche le quote di due società immobiliari baldarnesi di cui una oggi in liquidazione che per quasi dieci anni secondo la ricostruzione delle indagini avrebbero costituito il tramite tra il clan e la Toscana. Dal 2002 al 2011 le due società secondo gli inquirenti intestata prestanome finanziate con i soldi della Camorra avrebbero comprato e venduto quattro unità immobiliari a loro Ciuffenna, 15 a Montevarchi ed infine 8 a Reggello con un duplice. Obiettivo: da un lato riciclare danaro sporco e dall'altro salvaguardare i beni acquisiti intestandoli appunto a proprietari fittizi. Risulterebbero così acquisti per un valore di quasi 2 milioni e mezzo di euro, vendite per 8 milioni e mezzo nonché mutui agevolati ottenuti da parte di istituti di credito per 9 milioni e mezzo di euro. Sul registro degli indagati sono finiti anche i soci delle due imprese Valdarnesi. Altre perquisizioni hanno riguardato anche la casa della sorella del capo clan Mallardo che da anni risiede nel corso comune di Castelfranco Pian